Bianchin, ultimi metri di gara, mani alzate, ed è lui il vincitore, ed è lui il vincitore, viene Alessandro, due battute, è stato un gioco per due, anche lui sicuramente una grande gara. Adesso te la legge del corso meglio con la legge abbiamo visto lo sprint ma con una caduta in fondo al rettilineo. Giro medio, Alessandro Bianchini, allora raccontiamo questo tuo successo, la Cane Classic Fuji Zoncolana. Ma è stata una gara molto tirata, soprattutto fino al bivio a Ovaro, poi siamo rimasti in tre, l'ultima salita sono riuscito a staccarli e sono arrivato qui da solo. Dicevi prima, una gara che ti riscatta di tanti piazzamenti questa stagione. Sì, quest'anno ho fatto quinto alla Sportful, gara molto dura, poi la Pinarello quarto, ho fatto quarto anche alla gara di Pordenone Templari, finalmente è una vittoria. Dove pensi di aver fatto la differenza rispetto agli avversari? L'ultima salitella, quella di Vergenis, ho detto da tutto perché sapevo che magari se mi portavo in volata magari rischiavo, ho dato tutto lì e sono arrivato. Bertle, eccolo, complimenti. Allora lo schieriamo qua sulla sinistra, complimenti arrivano anche da parte del presidente di Cane Bike, Fabio Porgerini. Secondo posto Feder Club Trieste per Roberto Bidoni. Ecco, Roberto Bidoni ha voluto precisare, arriva da Trieste ma con chiare origini avi carnici. Qualche parola in carnico non te lo do, impossibile. Ci siamo quasi. Allora, liberiamo il posto nel centro per il vincitore che è Alessandro Bianchin, Prosecco in France. Eccolo qua, schierato il podio con il vincitore Alessandro Bianchin. Comunque chiamandoti Valentina puoi anche berlo tu, va bene? Bon. Allora, applauso generale e globale e solidale e